bentornati qua all'interno del mio canale. Oggi, come mi piace fare ultimamente, vi offro innanzitutto altre risorse totalmente gratuite per conseguire il patentino APR. Avevamo infatti visto alcuni giorni fa una piattaforma totalmente gratuita web realizzata da Giacomo e oggi vi parlerò di un'app iOS e Android totalmente gratuita realizzata da Massimiliano, fatta davvero benissimo, che vi aiuterà pure lei a passare questo benedetto test online. Ma voglio anche parlarvi di assicurazione. Mi arrivano ogni giorno messaggi in privato per sapere se è obbligatoria oppure no, per volare anche per divertimento. E me lo chiedono molti miei iscritti che, per esempio, sono possessori di un Mavic Mini. Vi spiego cosa dice la norma, come capire se eventualmente ce l'avete già, oppure dove farla a basso costo e molte altro. Per cui andiamo a vederla insieme, rimanete sintonizzati. Inizio velocemente, è detto da me, come sapete sono parole grosse perché faccio sempre video lunghissimi. Parliamo dell'assicurazione. Ah, un attimo, ve l'ho chiesto in altri video ultimamente e mi state davvero riempendo il cuore con tantissimi vostri like. Dunque mi piace chiedervelo e lo farò ogni volta che farò un video, perché capisco così, in questo modo, che mi volete bene e che apprezzate quello che sto facendo, il mio aiuto. Dunque fatevi sentire facendomelo vedere semplicemente con un grandissimo like subito qua sotto. Messo? Grandi, allora si parte. Come dicevo, parliamo di assicurazione obbligatoria. Con questo video di dicembre dello scorso anno, che vi metto qua sopra nelle schede, appunto dal 15 di quel mese, è diventata obbligatoria per tutti i droni. Insomma, per chiunque voli, che sia per lavoro o che sia per hobby. Dunque, obbligatoria per tutti. Un esempio che interessa molti possessori è il Mavic Mini. Ma anche se alcuni sostengono non occorra, a mio avviso, per essere in regola, credo che serva anche per un piccolo DJI Telio. Ma facciamo proprio un esempio con il piccolo drone della DJI, ovvero il Mavic Mini. Lui, sotto i 250 grammi, potendo eseguire un volo automatico, è considerato SAPR articolo 5,1 del regolamento ENAC e è esentato dal cosiddetto patentino grazie all'articolo 8,1, ma non è esente dall'assicurazione obbligatoria in forza all'articolo 32 dello stesso regolamento, qualunque sia il suo uso. Questo però non deve spaventarvi. Uno, perché, diciamocela tutta, ne beneficia la vostra sicurezza quando avete il vostro drone in aria. Secondo, perché potete verificare se possedete già una polizza del capofamiglia, se siete coperti anche per questo aspetto, ovvero il volo con un drone per uso ricreativo. Però siccome con il regolamento ENAC tutti i droni in via generale sono diventati SAPR e dunque aeromobili, articolo 5,1, molte polizze generiche non coprono i sinistri causati appunto da un aeromobile. Detto ciò, molte assicurazioni però già comprendono questo tipo di scenario, ovvero la copertura del volo con un aeromobile. È dunque vitale per chiunque di voi andare dal proprio assicuratore e chiedere se la polizza che abbiamo in essere copre realmente il drone. Ma fate attenzione, segnatevi quello che vi sto dicendo. Dovete evidenziargli bene che si tratta di aeromobili e deve rientrare in quella categoria che è richiesta dal regolamento ENAC all'articolo 32. Dunque, se è presente, siete già a posto, non dovete fare nient'altro. Vi ricordo che qualunque sia il luogo dove dovete volare, l'assicurazione è sempre obbligatoria, anche se volate in un campo. L'unica esclusione è quella se usiamo il drone all'interno o indoor, insomma, ovvero in uno spazio confinato all'interno di luoghi chiusi. Questi sono gli unici fuori dal regolamento ENAC, grazie all'articolo 2,3. E per questi spazi non c'è nessun obbligo di assicurazione, ovviamente, e all'interno qua posso volare come voglio.
Quella che ho io di assicurazione mi copre per tutti i droni che posseggo. È l'assicurazione collettiva che il portale Dronezzini propone. Un'assicurazione, diciamo, una polizza assicurativa CABI studiata ad hoc per il volo bistico, che potrebbe essere una delle soluzioni meno, o diciamo, meno indolori sì, in questo momento. Fatta ad un costo di 34 euro all'anno, riuscite a levarvi il pensiero. Vi lascio il link qua sotto dell'assicurazione, se ne avete bisogno, appunto, in descrizione. Giusto per essere chiaro e non girarci intorno, se uno viene beccato e non è assicurato, diciamo che le sanzioni sono salatissime. Io, per quello che ho capito e ho visto un po' a giro, mi sembra che si arrivi fino a 100.000 euro di sanzione massima in caso di mancanza della polizza, ragazzi, non è uno scherzo. Ah, mi raccomando, portatevela sempre dietro quando state volando. Per esempio, quella che io ho, ovvero quella di Dronezzini, vi capita a casa questa piccola tesserina, eccola, con il numero e quant'altro. Io me la porto sempre con me e la tengo all'interno del mio portafoglio. Bene, parliamo adesso di patentino APR. Come sapete, ho video grazie ai quali molti miei iscritti sono riusciti a passare il test, e mi ringrazio pubblicamente e in privato, con le varie risorse gratuite e non che ho portato appunto nel canale. Abbiamo parlato di Dronezzini e vi consiglio il loro patentino facile, che è questo, per leggere le norme in modo molto più semplice di quanto non lo siano in via generale. Ovviamente anche di lui vi lascio il link qua sotto in descrizione, perché lo ritengo di un aiuto incredibile. E dunque adesso vi parlo però della app gratuita di Massimiliano, un'app con funzioni davvero carinissime e ben fatte. Ci tengo subito a specificare che non ho nessun secondo fine a presentarvi questa app, come non lo avevo fatto e non lo avevo per Giacomo. Io non sono pagato o ho ritorni economici da loro, perché magari grazie al mio video molti andrete a scaricare questa app. Il mio è solo un contributo, un aiuto che cerco come sempre di portare nel canale per tutti quelli che amano il mondo dei droni. Come dico sempre, e spero lo percepiate, questo canale è per me passione, passione e passione. Dunque, niente ritorni economici per questa cosa che vi faccio vedere. Questa app è davvero una figata. Bravo Massimiliano! Ha un link ai PDF utili per lo studio, ha un primo approccio al quiz di 8 domande vero falso che trovo davvero carinissimo, ha un ulteriore quiz a risposta multipla similar esame con 10 minuti di tempo per rispondere, e per finire il vero e proprio simulatore del test come quello ENAC. Tutto dal nostro smartphone o tablet, tutto da fare anche quando siamo a giro, siamo a farsi i cavoli nostri. Ovviamente le domande sono diverse a quelle di ENAC per ovvi motivi legali, ma sarà esattamente quello che faremo con il test reale. Insomma, con gli stessi criteri, con le stesse modalità, ma con domande simili ma non uguali, ai fini appunto legali. E dunque alla fine vedrete quali sono le risposte che avete dato esatte e quali sono quelle sbagliate, e il sistema vi informerà in caso di errore qual era la risposta giusta per iniziare a capire dove sbagliate. Le domande sono al momento oltre 450, dunque un bel numero per esercitarsi e poi passare il test. Un'app sia iOS che Android, vi lascio il link per il download ovviamente nei rispettivi store qua sotto. Allora, prima di lasciarvi, se non vi siete annoiati, ho la spiegazione direttamente da Massimiliano di questa app, come funziona e tutte le cose che ci sono da sapere per la stessa. Vi saluto, spero che questo video vi sia utile. Ringrazio Massimiliano per l'opportunità che potrà dare a tanti a crescere, a imparare le nozioni base per il patentino senza spendere dei soldi. Condividete per questo il video se volete aiutare altre persone a usufruire di questo servizio gratuito, così vedranno come funziona e quant'altro e potranno scaricarlo. Date un like, come vi ho chiesto, a questo video, ma datelo anche a Massimiliano. Mi raccomando, seguite i miei profili social, Instagram, Facebook, ma anche Telegram, e il mio blog www.bighe.net. Vi lascio la spiegazione di tutto questo direttamente da Massimiliano, che saluto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi aspetto qua dentro. Dunque, vai Massimiliano, passo a te la parola, spiegaci tutto dall'A alla Z, come funzionerà questa tua fantastica app totalmente gratuita. Vai Massimiliano, a te la parola. Ciao Simone, grazie per lo spazio che mi hai concesso.
Saluto tutti i tuoi iscritti e tutti coloro che visualizzeranno questo video. Io mi chiamo Massimiliano, sono uno studente di ingegneria. Oggi sono qui per parlarvi dell'applicazione che ho sviluppato. Si chiama Drone Quiz Patente 2020 e potete già trovarla nell'App Store. È disponibile per iPhone e iPad. L'applicazione sarà disponibile anche nel Play Store. L'applicazione per Android sarà molto simile, se non uguale, all'applicazione per iOS, quindi vi consiglio di continuare a guardare questo video, ma passiamo a vedere direttamente l'applicazione. La apro. E come prima cosa, al primo avvio mi chiede di accettare ovviamente i termini e le condizioni e mi chiede per quale motivo ho intenzione di prendere l'attestato di volo APR. Posso selezionare più di un elemento e ora per esempio seleziono ingegneria del software e sicurezza pubblica e faccio invia. Ok, l'applicazione è pronta all'uso. Come possiamo vedere è divisa in tre sezioni: quiz, che è la parte vera e propria delle domande, poi c'è la sezione documenti e la sezione statistiche. Inizialmente mi soffermerei un minuto sulla sezione dei documenti. Infatti troviamo il sito ENAC, che è molto importante per sapere sempre le novità ed essere aggiornati. Poi ci sono questi quattro manuali, che sono altrettanto importanti e servono principalmente per superare l'esame. Il manuale da studiare è quello che ENAC ha chiamato Syllabus, il corso online, e qui risiedono la maggior parte delle informazioni. Subito sotto, invece, c'è la circolare ATM09, ATM03B e l'allegato ATM03B, molto importanti. Infine, per comodità, dato che chi possiede un drone deve registrarlo per forza sul sito di Flight e spesso ritiene necessaria anche una visita sul sito ENAV, ho inserito i link che ci rimandano direttamente appunto ai loro siti. Passiamo ora a vedere la parte più importante, la parte dei quiz. Come possiamo vedere è suddivisa in due macro sezioni, ovvero la modalità di allenamento, che comprende i quiz vero o falso e quiz a risposta multipla. Poi abbiamo la modalità della simulazione d'esame, ovvero possiamo veramente simulare un test completo, così come ce lo troveremo poi quando andiamo a fare l'esame ufficiale dell'ENAC. Iniziamo con una simulazione del quiz vero o falso. Ok, l'applicazione ci dà le informazioni principali per affrontare questo quiz, anche se è molto semplice, ovvero abbiamo a disposizione 5 minuti di tempo, al termine dei quali le domande non saranno non risposte e verranno considerate nulle. Il test consiste in 8 domande, a cui possiamo rispondere vero o falso, e per superare il test basta rispondere correttamente almeno a 6 domande. La simulazione, come vedremo, ci permette di saltare tutte le domande che vogliamo per poi poterci ritornare durante il corso dell'esame. Iniziamo. Ok, vediamo il cronometro con i 5 minuti che iniziano a scorrere e le domande, la prima domanda che compare a schermo. Per ridurre il rischio è sufficiente diminuire la probabilità del verificarsi dell'evento. Questa è una domanda molto scontata e mettiamo falso. Vi vorrei far notare che innanzitutto quassù abbiamo la barra che ci indica esattamente a quale domanda siamo. Possiamo scorrerla come vogliamo, possiamo tornare indietro. E inoltre le freccette ci consentono di muoverci di una domanda per volta e, come posso farvi vedere, essendo tornata alla domanda numero 1 che avevo già risposto, l'applicazione si ricorda che avevo risposto alla domanda falso. Quindi posso proseguire e quella risposta verrà considerata. Ora continuo a caso mettendo alternativamente vero o falso. All'ultima domanda ci chiede di terminare il quiz in corso oppure no. Se avessimo lasciato qualche domanda ci avrebbe ricordato il numero della domanda che abbiamo saltato. Ok, 5 errori, infatti l'ho fatto a caso. E vediamo allora, l'applicazione ci dice nelle domande giuste qual è stata la risposta. Nelle domande invece che ho sbagliato ci dice qual era la risposta giusta. Ovviamente nel vero o falso, se non è vero è falso e viceversa. Ok, abbiamo concluso l'esame. Proviamo adesso un quiz a risposta multipla. Il quiz a risposta multipla ci dona 10 minuti di tempo e bisogna rispondere a 10 quesiti e
superare l'esame bisogna farne bene almeno 7. Iniziamo. Ok, la domanda è alla stessa posizione del vero falso, il tempo scorre questa volta a partire dai 10 minuti e l'applicazione ci dispone di 3 soluzioni per ogni domanda, così come l'esame vero e proprio. Quindi mettiamo un po' di risposte, possiamo anche non rispondere alle domande, così come l'esame vero e proprio, possiamo anche tornare indietro per vedere a quale abbiamo risposto e l'applicazione ovviamente anche in questo caso si ricorda di quale risposta avevamo dato e se la salva, momentaneamente ovviamente, fino a che non finisce l'esame. Quindi continuiamo a dare risposte, arriviamo al termine e ovviamente l'applicazione ci dice che non abbiamo risposto alle domande 6 e 7. Ora possiamo non terminare il quiz, tornare e risponderle, in questo caso non serve. E termino il quiz e ok, non ne abbiamo azzeccata una. E vediamo anche in questo caso l'applicazione ci dice qual è stata la risposta data e quale sarebbe stata la risposta corretta e suddivide il caso in cui non abbiamo dato la risposta oppure l'abbiamo data ma errata. Finito. Vediamo adesso invece il test più importante, il test completo. E questo è una vera e propria simulazione, infatti ci sono 40 quesiti con un'ora di tempo e il punteggio funziona proprio come nell'esame, ovvero 2 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data e meno un punto per ogni risposta errata. Per superarlo bisogna ottenere almeno il 75% del punteggio, ovvero totalizzare almeno 60 punti su 80 ottenibili. Iniziamo. Anche in questo caso metto un po' di risposte a caso e arriviamo alla fine che ci dice ci chiede di terminare il quiz. Rispondiamo affermativamente. Ok, il nostro punteggio è molto scarso, è stato solo di 8 punti e infatti vediamo di averne che ne abbiamo sbagliate moltissime, però le abbiamo date tutte e possiamo terminare. A questo punto andiamo nelle statistiche. Vediamo che la prima sezione ci ricorda quanti test abbiamo fatto. La seconda ci fa una media degli errori. In questo caso la media si basa su un singolo valore per ogni tipo di esame, dunque sono valori molto precisi. E, mentre per quanto riguarda il test completo è molto più importante sapere il punteggio effettuato. In questo caso è 8 su 80. Vorrei parlarvi anche dell'obiettivo giornaliero. L'obiettivo giornaliero è una cosa che ho aggiunto all'applicazione per aiutare tutti coloro che vogliono prendere l'attestato del pilota dei droni, ma non vogliono ridursi a studiare tutto all'ultimo giorno. Dunque, l'obiettivo giornaliero ci dà, per esempio, per il primo giorno da superare 3 quiz vero o falso e per ogni esame che superiamo ci compare una spunta verde nella riga dei vero o falso. Ovviamente ogni giorno l'obiettivo incrementa e possiamo arrivare dopo qualche giorno ad essere veramente pronti per sostenere l'esame. Tra le varie feature dell'applicazione c'è l'invio di una notifica al termine dell'obiettivo giornaliero che ci ricorda di allenarci. Per quanto riguarda le domande che possiamo trovare all'interno dell'applicazione, attualmente sono più di 450, ma ne sto aggiungendo parecchie decine, diciamo, a settimana. Ovviamente conosco e rispetto il divieto di divulgazione delle domande che ha imposto ENAC, perciò non troverete nessuna domanda completamente identica alle domande dell'ENAC, che troverete poi all'esame. Però sono molto simili, perché si basano sullo studio della documentazione fornita da ENAC, di tutte quelle circolari che vi ho fatto vedere nella sezione di documenti. Detto questo, ho terminato. Ricordo che l'applicazione è già disponibile sull'App Store anche per gli Android. Ringrazio ancora Simone e vi saluto.